La seduta del 26 novembre. Il presidente della Regione Roberto Cota è intervenuto in apertura di seduta in merito alle indiscrezioni giornalistiche sull'indagine in corso su numerosi esponenti di Consiglio e Giunta regionale. La comunicazione del presidente ha dato luogo a un acceso confronto per chiarimenti. In una pausa dei lavori, l'ufficio di presidenza ha ricevuto una delegazione di rappresentanti del comitato NOEF35. Nel pomeriggio è stata svolta la seduta straordinaria sull'IRPEF. Per modernizzare l'Italia. Il titolo dell'incontro, promosso dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione e dal Comitato Resistenza Colle dell'IS, Modernizzare l'Italia, l'economia della conoscenza come sfida del cambiamento, ha stimolato una riflessione sulla necessità di un cambio di rotta nella regione e in Europa per superare la peggior crisi del dopoguerra. Sul tema sono intervenuti al Centro Congressi della Regione Piemonte docenti ed esperti di ricerche economico-sociali. Conferenza Europa. I cittadini europei possono proporre un provvedimento alla Commissione. Per farlo devono raccogliere 1 milione di firme in almeno 7 paesi dell'Unione. Di questo nuovo diritto, introdotto dal Trattato di Lisbona, in vigore da aprile 2012, si è parlato a Palazzo Lascaris in un incontro promosso dalla Consulta Europea con il Centro Studi sul Federalismo, il Centro Einstein di Studi Internazionali, l'Università di Torino e l'Istituto Universitario di Studi Europei. Monferrato 1613, la vigilia di una crisi europea. Il convegno storico sul quarto centenario della prima guerra del Monferrato, organizzato dall'Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte e dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Torino, è stato ospitato a Palazzo Lascaris. I lavori si sono svolti in 2 sessioni, presiedute da Giuseppe Ricuperati dell'Accademia dei Lincei e da Carlo Bitossi dell'Università di Ferrara, con interventi di relatori nazionali e europei. Chiocciola Helix Pomazia. Il terzo appuntamento del Museo regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo Lascaris, dopo quelli sulla felce lunaria e sul cranio dell'orso delle caverne, è con la chiocciola Helix Pomazia, esposta fino al 27 gennaio. La lumaca, nota con svariati nomi comuni, tra cui chiocciola vignaiola ed escargot de Bourgogne, è utilizzata nella farmacopea popolare per la preparazione dello sciroppo di lumaca, raccomandato per alleviare la tosse e lenire le ulcere. Helix pomazia è universalmente più conosciuta in campo gastronomico.